nostra lista di opere, perché ce l'ho di Baglioni. L'intuizione, che è la cosa che va detta qui per significare chi è Burri, è quella di avere costituito con gli essiccatoi il più importante monumento dell'arte contemporanea che vi sia in Italia, che vuol dire una celebrazione della sua gloria alta, come ha detto l'amico Fonda, per cui c'è tutta un'altra storia che non vi racconto, e da cui mentre parlava mi sembrava che fosse Triestino, che io non avevo sentito, ma lo conosco, l'avevo detto, e si può considerare al mondo un pittore che è l'opposto di Burri e Fonda. Quindi due mondi che si coniugano non per affinità, diciamo, di visione. Uno è un pittore, diciamo, che sente la pompa della grandezza della pittura italiana, quello è un altro pittore, invece Burri, che cerca di sottrarsi da qualunque tradizione. Ma dentro di sé aveva l'idea che il Novecento è stato un secolo fallimentare, abbiamo pochissimi dipinti futuristi, sono ingrappati in America nei musei stranieri. Non abbiamo quasi neanche un dipinto metafisico di De Chirico, per ragioni. Abbiamo la Fondazione Sordi l'ha data adesso. Ecco, forse, comunque è sempre stato. E abbiamo un numero variamente distribuito fra collezioni Magnani e altre collezioni di Morandi. Però nessuno di questi artisti, forse neppure Morandi, ha avuto una coscienza di sé così alta e così dantesca come Burri, che si è costituito con questi essiccatoi un museo per l'eternità. Non c'è, credo, in tutto il mondo, neanche in Provenza, neanche in Costa Azzurra, come cosa succedeva, un museo che sia stato costruito per la propria...